Buongiorno ragazzi, dormite fantastico. Parlo piano perché tutti gli altri ragazzi stanno ancora dormendo. Quindi ora faccio colazione, reimpacchetto tutto e bisogna mettersi in cammino. Bello altino, è impagabile. La tappa mattutina al bagno, non doverla farla fuori al freddo, sì. Ora è tempo di fare un buon latte. E ora l'ingrediente magico. Sbirciatino prima, fine di mettere a posto tutto, che sta per albeggiare. Guardiamo che colori bellissimi ci sono, anche se però fa un freddo cane stamattina, proprio tanto freddo. Sì, rientriamo che è meglio a coprirci. E si sta colorando di più, sempre di più, che bello. Sì. Comunque c'è un pochino di neve qua sopra, questi puntini bianchi è neve, speriamo di non beccarne troppa perché io oggi devo arrivare qua sopra, sono 3070 metri al Pizzoli Goncio, poi scendo dal Pizzoli Goncio, scavallo questa bocchetta e scendo dall'altra parte al bivacco Casolate Sempione. Ed eccomi finalmente partito, leggermente in ritardo rispetto al piano di marcia. Volevo partire 7, 7 e un quarto, invece c'era luce sulle 8. Giusto perché stasera, come dicevo, ieri danno pioggia, anche se forse mi va di fortuna, l'hanno posticipata più verso sera tardi, non più verso le 5. Quindi dai, speriamo in un po' di fortuna. E io adesso praticamente devo seguire questo sentiero, qui tutto, fare un po' di zigzag qua nel mezzo, arrivare a questa bocchetta, poi se riesco voglio salire su al Pizzoli Goncio, che sono 3000 metri come dicevo già prima, e poi scavallare dall'altra parte. Qua nel mezzo, che non vedo, dovrebbe esserci il rifugio Volta. Vediamo, andiamo a vedere com'è. Thank you.
Ora la parte easy, bella in piano, easy easy, è quasi finita. Bisogna iniziare a rampegare e di brutto. Devo praticamente fare questo sentiero, salire tutto qua fino qua in cima. Bel pezzettino, bella strappetta. Ecco il rifugio Volta, eccolo lì, dai che un quarto d'ora e sono là. Capanna Volta. Scusate per il rumore, ma che bella. Super bella. Vediamo se c'è la luce. E luce fu. Wow. Ma è gigante. Stufa. Fornello. Mega lavandino. Dispensa. Vediamo invece cosa c'è di qua. Vediamo se c'è anche qua la luce. E luce fu. Wow, un'altra mega sala con tavoli. Bellissimo. Dovrebbe esserci, mi sa, la camera. E vediamo se c'è anche qua luce. Qua mi sa che luce non c'è. Sì, no, luce c'è. Quindi uno. Gigante. Super gigante. Un sacco di posti letto. Almeno 1, 2, 3, 4, 9. Altri 13 posti letto. Fantastico. Vediamo invece cosa c'è qua sopra. Stretto con lo zaino, si fa fatica. E vediamo se anche qua è luce fu. Qua luce non fu. Quindi mi dispiace, mi sa che qua non si vede nulla. E faccio la magia io allora. Altri un sacco di posti letto anche di qua e di qua. Bellissimo. È gigante. Bah, scendiamo che è meglio. Veramente, veramente un gran bel bivacco, vabbè che era un rifugio. È stato costruito praticamente nel 1900 ed è ancora in piedi. Fantastico, cioè non è facile comunque in queste condizioni a 2300 metri. Veramente tanti complimenti a chi l'ha costruito. Comunque piccola nota di servizio. Qua il sentiero non esiste, bisogna andare completamente a naso per prati e pascoli. Sulla mappa c'è, ma non c'è veramente più una traccia. Ogni tanto c'è la parvenza di vedere dell'erba calpestata, ma secondo me è più il mio cervello che pensa che lì ci sia dell'erba calpestata, invece è solo piegata per il vento. Questa parte va su veramente a bestia. Oddio, è dritta. Wow. Speriamo molli un attimo, perché non so per quanto riesco a tenere. Va, che bello che c'è un bellissimo ometto. Vuol dire che sono nella direzione giusta, perché altri segni qua non ce ne sono. C'ho solo la mia traccia sulla mappa. È quella, devo arrivare lì, poi decido, non so se me la sento di salire là sopra al pizzo ligoncio. È stata durissima salire fin qua sopra. Thank you.
sono arrivato in cima alla bocchetta. Wow. Qua c'è parecchia neve però, Sì, non credo comunque ci sia un sentiero che scenda da qui. Bellissimo. Sono sceso, perso un bel po' di quota dalla bocchetta e mi sono fermato per una pausina per fare un inizio di pranzo con le super barrette, quelle super caloriche. A quanto pare devo arrivare là sopra. Vediamo se ci riesco, perché comunque il sentiero è inesistente, sto andando proprio guardando il GPS sulla mappa, non c'è un ometto, non c'è una traccia, zero, cioè sembra che sia l'unico che lo stia percorrendo da anni. Ragazzi, finalmente dei segni, uno qui e l'altro lì, ero ovviamente sconfortato. Dai, vuol dire che sono sulla retta via. Salire fin là in cima, è un botto in piedi. Okay, ci sono quasi, super. Oh, mamma mia, dovrei quasi esserci alla bocchetta di spassato. Ancora pochi metri. Mi sa che c'è un botto di neve dall'altra parte. Arrivati in cima, ma c'è una brutta sorpresa. Un sacco di neve, ma... No, un sacco di neve no. Però una quantità che non mi permette di scendere. Quindi mi godo un attimo il paesaggio, tanta roba. Direi che pazzesco è riduttivo. E... magari finisco di fare pranzo qua sopra, dato che è già luna abbondante, e poi riscendo. Magari stanotte mi fermo alla capanna volta, giusto così testo anche questo bivacco, dato che non ho le forze per tornare diretto alla macchina e farmi più di 2000 metri di dislivello in giù. Comunque è pazzesco, se sbagli un attimo a scendere di qua sei giù, proprio sei secco. Mi consolo con un decente pranzettino. Anzi, mi consolo con un gran panorama. È meglio dire. Quella è tanta roba. Spaziale. Spaziale. Bye bye bocchetta. Ora bisogna reiniziare a scendere. Bella ripida, eh? A salire non mi ero accorto di aver fatto una cosa del genere, e soprattutto anche quella parte è 90 gradi ormai, quasi ero là sopra, adesso sono sceso tutta questa parte fino qua. Ma il bello è che stamattina da lì ho attraversato tutta questa parete, tutta questa, fino a quella bocchetta qua appena sotto il pizzo di goncio. Praticamente secondo me ho fatto un sentiero che è ancora segnato sulle mappe, ma che ormai è stato dismesso e non esiste più, perché non c'è veramente nessunissimo tipo di traccia, giusto un paio di ometti qua e là, che però
magari invece sono delle formazioni di roccia che si sono create così a caso, che io ho confuso e li volevo chiamare ometti. Quel pezzo più brutto credo di essermelo lasciato alle spalle. Sono giù da qua il canale di sopra. Era piuttosto impegnativo, diciamo. Parecchio. Ora devo riuscire ad arrivare in quel punticino lì che è Capanna Volta, l'uomo dove passerò la notte, come ho detto. Solo che l'ultimo segno del sentiero che vedo è questo, e poi non ne vedo altri. Quindi bisogna andare di nuovo per sfasciumi e completamente a caso. Ah, sono stanco di andare a caso! Bello impegnativo anche questo tratto di prato, perché è tutto pieno di buche nascoste che non vedi, coperte dall'erba, e se sbagli ci rimetti la gamba perché sono profondissime. Praticamente sto attraversando prato con buche. Vabbè, oggi le ho viste tutte. Ed eccolo che sbuca di nuovo, da che sono arrivato ed ho finito questo prato con buche. Non ne posso più. Mi sei mancato, bivacchino, anzi super rifugio, perché questo non è un bivacco, è gigante. Poi ci sono anche un paio di caprette, anzi tre caprette, bellissime. Arrivato! Sono morto! Dopo aver fatto tutte le operazioni di routine, è ora di montare il giaciglio. Namos. Accenditi e luce fu. E anche di qui e luce sia. Ed ecco qui il mio bel posticino. Mi sto facendo un gran bel tè. Ah, finalmente il tè è pronto e quindi è ora di gustarselo. Comunque è impressionante come tutti i cibi, bevande comprese, siano più buone in montagna, ma probabilmente è solo questa, però sono veramente, veramente più buoni. Sono venute anche le caprettine a farmi compagnia. Ma mi vuoi così bene da venire proprio così qua vicino a guardarmi, a rimirarmi? Sì, beh, sicuramente sarò strano per te. Puzzo? Anche quello può darsi. I piedi poi quelli, sicuro. Che buoni. Fatti scappi, Comunque, piccolo resoconto della giornata, dato che non sono stato molto molto fortunato. Dopo circa mezz'oretta che sono partito, mi si è spezzato il portacellulare che uso per fare le riprese. Quindi, se avrete notato, non ho più utilizzato il bastone da trekking, ma ho fatto a mano o con un piccolo treppiedino di backup. Poi sono arrivato a Capanna Volta e, seguendo la traccia sulle mappe, quella traccia lì non esiste, quindi sono andato per prati, ho buttato via un sacco di tempo, un sacco di energie inutilmente. Sono arrivato al Pizzo di Goncio, che non ce la facevo più e pensavo di dover fare molta altra strada, quindi non sono salito sul Pizzo di Goncio, e questa è la seconda cosa che non sono riuscito a fare. La terza cosa invece è su alla bocchetta di spassato che c'era neve dall'altra parte, quindi sono dovuto tornare indietro. Vabbè, bisogna anche saper perdere qualche volta. Fa male, non essere riuscito ad arrivare dove volevo arrivare, però è inutile rischiare troppo, quindi va bene essere tornato indietro. Giusto perché avevo detto che mi godevo il paesaggio 2 minuti fa. Oggi nemmeno una giusta. Che bel paesaggio che c'è ora.
dopo essermi goduto un super paesaggio, una super nebbia, è ora di fare cena. Giusto per essere noiosi, le mie belle 4 porzioni di noodles. Volevo darvi una piccola chicca per risparmiare gas quando si cuoce. All'inizio, quando l'acqua è fredda, bisogna cercare di tenere il più possibile bassa la fiamma. Tenerla a tutta velocità non aumenta, non aiuta a scaldare prima il cibo. Pian piano, quando l'acqua si scalda, va aumentata anche la fiamma, perché tanto la quantità di calore che l'acqua riesce a ricevere dal pentolino o dalla fiamma sotto è quella è e non è infinita. Quindi sempre tenerla bassa la fiamma all'inizio e poi pian piano alzarla. Si risparmia un sacco di gas, si inquina di meno e si spende anche di meno. Eccomi super pronto per fare la nanna. Ci vediamo domani mattina, gente. Buonanotte.